Ciao, benvenuto sul mio canale. Io sono Irene Vaticano, infermiera specializzata in allattamento di BCLC, consulente baby wearing, parent coach e mamma di 3 bimbe. Ciao e bentornata sul mio canale. Oggi parliamo di uno dei miei servizi perché ci sono tante domande al riguardo e vorrei farvelo conoscere meglio. È il mio servizio di punta ed è il servizio che più in assoluto può cambiarvi la vita come mamme. Come si chiama innanzitutto? Partiamo dalle basi. Si chiama Un mese con Irene e già dal nome direi che è abbastanza intuitivo capire che è un percorso innanzitutto, quindi non è una singola consulenza e dura un mese, poco più in realtà. Perché dura un mese? Perché ci incontriamo una volta a settimana per 4 settimane e ci sentiamo tutti i giorni, ok? Quindi è proprio un mese intensivo insieme. La prima call dura un'oretta, più o meno circa, più che meno in realtà, e gli incontri successivi una ventina di minuti circa. Nel percorso di tempo, quindi nella settimana tra un incontro e l'altro, ci si sente via Telegram. Quindi vi chiedo di scaricare l'app di Telegram, non siete obbligati a mettere il numero di telefono, l'amo per quello, basta un nickname e ci si trova tramite nickname, quindi nessuna dei due deve per forza condividere il numero di telefono e lo si usa un po' come diario di bordo, nel senso che registriamo giorno per giorno, mandate un messaggino, registrate che cosa è successo durante la giornata, dubbi, perplessità, obiettivi raggiunti, gioie e dolori, insomma, condividiamo tutto insieme e io vi sono di supporto. Entro in Telegram una volta al giorno perché lo uso esclusivamente per lavoro, perciò quello che succede è che rispondo una volta al giorno, quindi a volte le risposte sono estremamente celeri, a volte arrivano il giorno dopo, però in genere arrivano sempre. Detto questo, a chi è rivolto il servizio? Il servizio è rivolto a tutte le mamme, perché? Perché è un perfetto ibrido tra il coaching, essendo io parent coach, e il servizio di consulenza in allattamento, essendo io BCLC, quindi consulente professionale in allattamento con titolo certificato a livello mondiale, che okay, è riconosciuto in tutto il mondo il mio titolo. Quindi, essendo un ibrido, cioè, non ho paura a dire che è unico al mondo questo servizio in questo momento. Ad oggi, non esiste un'altra figura che faccia coaching, che faccia allattamento in un unico servizio. Perché è così importante fare coaching e allattamento insieme? Perché la singola consulenza in allattamento io praticamente non l'ho mai fatta, cioè quando le facevo comunque un po' di coaching c'era sempre dentro. Perché non è solo una questione di nozioni tecniche dove ti dico che cosa devi fare, punto e stop, ma è una questione di capire la mamma dove vuole arrivare, di guidare la mamma a capire qual è il suo obiettivo. Quindi è un proprio, ripeto, scusate se sono ridondante, è un percorso, ok? Quindi step dopo step ci diamo un obiettivo finale e poi ci diamo dei micro obiettivi settimanali. Quindi settimana dopo settimana lavoriamo per obiettivo. Quindi un pezzettino alla volta, un pezzettino alla volta, un pezzettino alla volta e alla fine ci arriviamo. Anche se alla fine del mese non dovessimo arrivare all'obiettivo 100%, garantisco che la mamma esce dal mese insieme con tutti gli strumenti per arrivarci anche da sola e mi assicuro sempre che la mamma si senta tranquilla e serena a procedere e in genere do comunque la possibilità di scrivermi su Telegram a distanza nel momento in cui dovesse esserci un'estrema difficoltà, quindi non siete sole, ragazze. Parliamo a livello pratico. A chi serve questo servizio e che tipo di temi possiamo affrontare in questo servizio? Essendo un perfetto ibrido tra parent coaching e allattamento, ovviamente possiamo affrontare tutti gli argomenti dell'allattamento, però per tutta la parte di avvio dell'allattamento normalmente lascio la consulenza con le review, anche se non escludo che si potrebbe fare una cosa del genere. Sicuramente il tema d'elezione
per il percorso un mese con Irene è il termine dell'allattamento. Quindi io per smettere di allattare non consiglio praticamente mai la singola consulenza, a meno che non mi dite voi, voglio solo due dritte, non me ne frega niente di tutto il resto. Va bene, allora ci facciamo solo, solo tra virgolette, la consulenza. Ma per terminare l'allattamento normalmente si ha bisogno proprio di una figura che ti accompagna, che ti fa leggere le risposte del bambino, tutto il feedback che ci dà in modo da regolare giorno per giorno tutte le azioni, anche le parole che usiamo nei confronti dei nostri bambini per spiegargli che è ora di terminare l'allattamento, eccetera, eccetera. Quindi ragazze, non è così semplice e calibrare bene tutto settimana dopo settimana veramente permette un termine allattamento estremamente sereno per entrambi, zero problemi per la mamma, zero problemi per il bambino, bellissimo, cioè sono soddisfazioni immense. Quindi questo è il termine dell'allattamento, è l'argomento delle lezioni. Poi, altro argomento clou, diciamo in ordine di percentuale di chi prenota, è il bambino reflussante, perché il bambino con reflusso è da prendere a 360 gradi. La singola consulenza non basta assolutamente, ragazze, perché ci sono troppi, troppi, troppi aspetti da andare ad analizzare e da valutare veramente se faccio così cosa succede. Perché, ragazze, io non ho la palla di cristallo, ok, ve lo dico, io non ho la palla di cristallo, ho magari delle sensazioni un po' più acute date dall'esperienza di questo lavoro, sì, senza dubbio, però la palla di cristallo non ce l'ho nemmeno io, quindi ho bisogno di vedere se facciamo così il bambino come reagisce. Allora sì, va bene, no, non va bene, proviamo in un'altra maniera, prova così. L'aspetta che sento anche la mia amica pediatra che cosa mi dice rispetto a questa cosa. Insomma, ho anche una rete che mi sostiene in questo, quindi vi dico assolutamente c'è bisogno un mese insieme per riuscire a sistemare il reflusso dei bambini ed evitare di arrivare a tutta la terapia farmacologica. Terzo topic importante come gli altri e altamente quotato anche questo, è la revisione dell'allattamento. Cosa si intende? Si intende che qua abbiamo un disequilibrio nella diade. La mamma è stanca dell'allattamento, ma percepisce che non è tutta causa dell'allattamento, ma che quella è solo la punta dell'iceberg. Abbiamo bambini che non dormono, ok? Fondamentalmente, quindi andiamo a revisionare l'allattamento notturno, o meglio il sonno del bambino, per far sì che l'allattamento sia sostenibile. Quindi in alcuni casi si toglie l'allattamento notturno, in alcuni casi non è neanche necessario farlo, si sistemano una serie di cose. Comunque, bimbi e mamme un po' nervosetti che non sono sereni, quindi obiettivo serenità. Questo è l'obiettivo di tutti i percorsi, trovare la serenità per mamma e bimbo, ma in special modo per questo topic. In ogni caso, se non rientri in questi tre casi, ma non sai bene se fa il caso tuo, oppure vuoi capire meglio il metodo, il mio approccio, eccetera, eccetera, e normalmente magari non mi segui da così tanto per saperlo, c'è comunque la possibilità di prenotare una call gratuita di 15 minuti per capire meglio se è un servizio che fa per voi oppure no. Il servizio ha un costo sicuramente impegnativo, io ragazze lo so, ma alla fine vi dà talmente tanto che vi assicuro potrebbe costare molto, molto, molto di più. Sto chiedendo il minimo indispensabile per l'impegno di un mese insieme, assolutamente. E è comunque rateizzabile, l'ho fatto apposta proprio per riuscire a venirvi quanto più incontro possibile. Vi lascio nell'info box il link alla mia pagina del sito dove è comunque spiegato bene tutto il servizio, dove potete prenotare direttamente da lì e ci sono tutte le indicazioni per la call gratuita, eccetera, eccetera. Quindi io vi ringrazio e se avete già testato il servizio, scrivetelo nei commenti, altrimenti adesso vi lascio lo screenshot di alcune recensioni, non ve le carico tutte, giusto alcune per farvi capire le mamme che si sono affidate a me, che hanno fatto questo mese insieme a me, alla fine che cosa ne hanno detto.